Big Surf è un'azienda specializzata in fontane ecologiche. Cosa significa fontana ecologica? Sarebbe l'acqua pubblica, nel senso l'acqua a 5 centesimi al litro con un sistema di filtraggio a 4 stadi, con lampade UV debatterizzante, dare al pubblico automaticamente un costo inferiore e avendo anche la qualità soprattutto. Molte persone pensano che comprare l'acqua a pochi centesimi, 5 centesimi, significhi non avere un prodotto di qualità. Puoi tranquillizzarci? Allora, questo io posso tranquillizzare, però il problema è solamente uno. Se lo dico io, non credo che nessuno. Io invito queste persone a provare prima l'acqua, magari anche a farla analizzare l'acqua delle fontane e poi magari esprimersi. Ovviamente voi seguite un iter burocratico per quanto riguarda i controlli, anche dei filtri, non solo dell'acqua. Allora, noi abbiamo dei controlli semestrali o 150.000 litri sui nostri impianti a livello di filtrazione. In più abbiamo dell'HCCP, siamo controllati dall'ASL e in più abbiamo l'obbligo di esporre l'analisi ogni volta che facciamo il cambio di filtri. Viene definita fontana ecologica anche e soprattutto perché non c'è spreco di plastica, come ad esempio comprando l'acqua ad un supermercato. Perfettamente, soprattutto quello, ci sta un risparmio a livello di ecologia. Prima cosa andiamo a risparmiare sulle bottiglie, seconda cosa andiamo a risparmiare proprio economicamente, e non è terza e ultima cosa, ma dovrebbe essere, per noi che siamo del settore, dovrebbe essere la prima cosa, la qualità dell'acqua, perché è vero, dico sì, il discorso delle fontane bisogna, però il problema è noi ce la spigliamo al momento. Le bottiglie invece, come noi ben sappiamo, sappiamo già che stanno al sole, sotto nel sole del camion, sole del magazzino della ditta che le fa, poi vanno nel magazzino sotto al sole del supermercato che le vende, quindi abbiamo parecchi passaggi che non conosciamo noi leader. Invece o le fontane o gli impianti per casa o per bar e ristorazione, ovviamente in riferimento a impianti per casa e bar e ristorazione bisogna avere un iter di cambio di filtri programmato, altrimenti si ha il peggio. Ecco. Come sta andando la fiera? La fiera è abbastanza bene, oggi è il secondo giorno, il primo giorno, ieri era un po' lenta perché comunque è il primo giorno, diamo ancora la metà, ora sta andando abbastanza bene, questo dopo 6 anni siamo ritornati in fiera, noi siamo assentati per 4-5 anni, il tempo abbiamo messo un po' di fondo alle spasse per la Puglia, siamo ritornati in fiera anche per prendere anche il discorso del privato e anche per far divulgare in modo più diretto questo tipo di nostra idea che noi abbiamo per quanto riguarda un'acqua più pulita a chilometri zero, come abbiamo sempre detto, e soprattutto avete un ottimo risparmio e la qualità.